Lì è stato condannato il direttore amministrativo che è ritenuto, lo ha ammesso anche lui, il vero artefice della manumissione dei conti. È stato assolto il direttore generale che firmava i bilanci, qualcuno chiama in causa il presidente, ma insomma mi pare una strumentalizzazione e un attacco personale un po' distante dalla realtà dei fatti, perché se viene assolto il direttore generale che tutti i giorni era lì e il cui compito era controllare i bilanci, non vedo che si possa chiamare in causa il Presidente che quel buco l'ha scoperto insieme alla struttura regionale, ha denunciato. Così il Presidente della Regione Enrico Rossi, commentando l'attacco dei consiglieri regionali di Forza Italia Stefano Mugnai, Vicepresidente della Commissione Sanità, e Jacopo Ferri, dopo che il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Regione nei confronti della società di revisione contabile Deloitte per il buco di bilancio della ASL di Massa. Decisione che per i consiglieri azzurri è una conferma delle gravi responsabilità politiche di Rossi. La vicenda risale al 2010, quando il Presidente della Regione scoprì e poi denunciò all'autorità giudiziaria un buco di circa 400 milioni di euro nei bilanci dell'azienda sanitaria di Massa, vicenda che portò all'arresto dell'ex direttore amministrativo Ermanno Giannetti, condannato per peculato a 5 anni e 6 mesi di reclusione, dell'ex direttore generale Antonio Delvino, assolto dall'accusa di falso in atto pubblico, e dell'ex direttore generale Alessandro Scarafuggi, per il quale lo stesso reato è caduto in prescrizione. Rossi aveva chiesto un risarcimento danni per oltre 300 milioni di euro sia ai dirigenti della ASL arrestati che alla Deloitte, che aveva certificato il bilancio del 2008. Per il Tribunale di Milano però i danni lamentati da Regione ASL si sono verificati indipendentemente e senza alcun collegamento con le azioni o le omissioni della società di revisione. Rossi, che ha comunque sottolineato che il buco è stato tappato, ha detto di prendere atto della decisione. Noi ci abbiamo provato a chiedere danni perché siamo convinti tuttora che la Deloitte avrebbe dovuto accorgersene già sul bilancio del 2008, mentre sul 2009 fummo avvertiti noi dai sindaci revisori.